Allora, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Antonio Lunardelli, sono il portavoce di Isola in Movimento, che ha organizzato questa serata assieme a un gruppo di attivisti di tutto il Veneto orientale. Abbiamo organizzato questa serata dopo gli eventi che sono emersi prima a Eraclea. Poi ci hanno detto che le indagini erano dirette verso Carle e alla fine sono arrivate anche a Jesolo, nel campo da Valpo è stato riscontrato che c'era la mafia che ci sguazzava dentro. Noi abbiamo fatto già una riunione a Carle, dove Sabrina è venuta a Carle, una che abbiamo fatta a Eraclea, e abbiamo avuto anche qualche problema ad avere la sala, dopo una settimana ce l'hanno concessa. Vi presento i relatori, c'è Maurizio Bianese in Forno, che è un giornalista, scrittore, che ha scritto diversi libri sulla mafia, Sabrina Pignevoli, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, e Nicola Mora, che è senatore presidente della Commissione Nazionale Antimafia. Andrizzi è un po' in ritardo perché aveva la macchina che non funzionava, è andata a prendere la meccanica, ha detto che arriverà per 10 minuti, poi comunque lo vedremo. Abbiamo mandato invito a tutti i sindaci della costa veneziana, le associazioni di categoria, non tutti ci hanno risposta. Abbiamo qui presenti, e ringraziamo per la loro presenza, il vicequestore di Cagnoli, il comandante della compagnia di carabinieri di San Donato, Daniele Brasi. Abbiamo per Musile la vicecomandante della polizia locale, Teresa Musca. Abbiamo per il comune di Jesolo presente in sala il vice sindaco Robelotto. Abbiamo il comandante della polizia locale di Paro di Eraclea. E abbiamo anche il presidente di Libera, Roberto Tomasi, qui davanti. Quindi la serata si svolgerà così. Inizierà Bianese, che ci parlerà della mafia dalle nostre parti, quindi tutta la costa. Lui è un senatore, è un conoscitore profondo della mafia. Dopodiché dovrebbe arrivare Andrizzi e poi a seguire tutti gli altri. Quindi prego Bianese. Posso andare io? Sì, dico, prego, qui perché cerco di farmi vedere, in realtà la mia statura non è che aiuti molto. Se ci sono altri due che hanno per cognome riservato, sappiano che ci sono due posti liberi di davanti. Allora, lo so che volete che vi parli subito di Jesolo, invece vi parlerò subito di Carle, perché a Carle manca ancora un pezzo dell'indagine che è partita da Eraclea e che si è conclusa, come sapete, a febbraio con gli arresti di una cinquantina di persone, tra i quali il sindaco attuale, ormai ex, di Eraclea e soprattutto l'antico sindaco, il sindaco di sempre di Eraclea, che è Graziano Teso, che non è stato arrestato più che altro per motivi di età e di salute. Ma l'inchiesta di Eraclea ha una propaggine su Carle che è altrettanto interessante, se non di più, perché se Eraclea sta male, Carle sta molto peggio, perché lì in un colpo solo noi abbiamo la presenza dell'Andrangheta, la presenza dei Casalesi, quindi della Camorra, e la presenza di un pezzo di Stato corrotto. Sto parlando di un ex carabiniere di Grosso, che a Carle fa il bello e il brutto tempo anche nel contatto con la politica. Quel pezzo lì ci manca ancora nelle indagini, anche se leggendo tutte le carte dell'indagine di Eraclea si scopre in realtà che il connubio tra i Casalesi di Eraclea e i Casalesi, o meglio il carabiniere e gli indranghettisti di Carle, sono potenti, sono molto forti. Perché dico che Carle mi sa peggio? Perché in realtà la speculazione edilizia su Eraclea era già finita quando c'è stato il rafforzamento dei Casalesi e Eraclea. Non vuol dire che non hanno partecipato direttamente. Eraclea Mare è stata costruita dalle imprese dei Casalesi. Pensate che fino al 2010 il 30% dell'Eraclea,
che è il posto dove tutti noi siamo andati a comprare i water, i bidet, i lavelli e i rubinetti per le case di Portogruaro, di San Donato, di Eraclea, di tutta questa zona, vengono dall'Eraclea. Quindi ogni volta che abbiamo comprato un lavello abbiamo dato il 30% di quello che abbiamo pagato, l'abbiamo dato direttamente ai casalesi. Ma perché è importante studiare quel che è successo a Eraclea? Perché lì è chiaro qual è il meccanismo. I malavitosi si insediano preferibilmente in località piccole. Eraclea fa 12.000 abitanti, più o meno come Caorle, ed entrano a far parte sistematicamente della vita sociale. Vuol dire che a tutti gli effetti sono parte integrante della vita della comunità. Questo spiega perché il giorno dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre, sarà un caso, che si chiama Mestre, ha tenuto a battesimo a suo tempo uno dei capi clan della mafia siciliana che si chiama Vito Valatolo. Mirko Mestre in realtà è il terminale, è uno degli uomini che c'entrano con i casalesi, ma quel che ci racconta la vicenda dei casalesi è che a tutti gli effetti loro sono parte integrante della vita della città. Vuol dire che il capo del clan di casalesi, che si chiama Luciano Donadio, sponsorizzava la squadra di calcio del Ponte Crepaldo, vuol dire che pagava le luminarie per la festa patronale, vuol dire che aveva contatti con il maresciallo dei carabinieri, con il sindaco, con tutti, con il farmacista, con tutti quelli che contano in una città. È esattamente il funzionamento della mafia siciliana che abbiamo letto sui libri per tanti anni. Eraclea va studiata e andrebbe studiata nelle scuole perché indica esattamente come avviene l'infiltrazione, come avviene il radicamento. Ma Caorle, dicevo, è messa peggio perché lì in realtà stava per partire una delle più grandi speculazioni edilizie che fossero mai state pensate, che è stata bloccata grazie all'intervento dei cittadini e poi grazie anche all'inchiesta. Ma non è che Jesolo stia meglio, perché il fatto che sia saltata fuori adesso con la storia del golf club, in realtà, come al solito, è la punta dell'iceberg, perché io ho un albergatore che ogni fine stagione mi telefona e mi dice il mio dirimpettaio, che è un altro albergatore, ogni fine stagione si compra un altro albergo. Me lo spieghi? Non sono in grado di spiegarlo, sono in grado però di annusare che c'è qualcosa che non va. Il piano regolatore di Eraclea è un piano di regolatore criminogeno, è fatto apposta per incoraggiare queste cose. Quel che ci racconta il Veneto, ma è quello che ci racconta anche l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, è questo, cioè che a un certo punto c'è una commistione tra la malavita organizzata e i nostri imprenditori, i nostri commercialisti, i nostri notai, i nostri avvocati. Non è vero che sono quelli che arrivano dal sud che ci portano il cancro in casa, è vero che qui trovano terreno favorevole, si incistano qui perché trovano il terreno adatto per crescere, e anche in questo caso Eraclea è importante. Cioè, Jesolo, una delle domande che mi faccio ultimamente su Jesolo è come mai curiosamente anche qui appaia una società che è già apparsa in Friuli Venezia Giulia, che è già apparsa a Eraclea, che si chiama Numeria, che continua a fare investimenti di decine e decine di milioni di euro, e non riesco a capire chi ci sia dietro, cioè non riesco a capire da dove saltino fuori questi soldi. Questo significa che da parte nostra ci deve essere un allarme vero e proprio. Io ringrazio il Presidente della Commissione Antimafia che finalmente ha acceso un grande riflettore sul Veneto, e ringrazio anche la collega che fa parte della Commissione Antimafia, ma è una giornalista che ha scritto moltissimo del caso Emilia. Il caso Emilia è semplicemente il precursore di quello che è avvenuto nel Veneto, e cioè l'insediamento dell''ndrangheta. Guardate che la mafia siciliana, sì, è vero, è forte nel lago di Garda, i camorristi, in particolare i casalesi, sono fortissimi a San Donato di Piave, a Eraclea, a Caorle,
Ma quel che deve preoccupare di più oggi è l'arrivo dell'Andrangheta, che da Verona sta scendendo direttamente verso di noi. Il Lido di Venezia ha un insediamento andranghetista importante, l'Andrangheta si occupa soprattutto di investimenti nel settore turistico. Parentesi, noi a Venezia abbiamo una mafia autoctona locale, che è quella di Felice Maniero, che dai primi anni 80 a questa mattina controlla il turismo organizzato che arriva a Tronchetto. Stiamo parlando di circa 5 milioni di turisti che vengono lavorati esclusivamente dalla malavita organizzata legata alla banda di Felice Maniero. Ultimamente a Tronchetto è arrivata anche una plenipotenziaria della mafia cinese che organizza e controlla l'arrivo dei turisti cinesi, dei turisti coreani. Venezia ha messo insieme tutti i pezzi di questa storia, cioè ha messo insieme la vecchia valla del Brenta di Felice Maniero ed ha allargato poi i suoi interessi, ha fatto accordi con la mafia siciliana. È esattamente quello che è successo a San Donà di Piave negli anni 80, quando si è insediato Mimmo Celardo, il primo camorrista che arriva qui nella zona del Veneto orientale, e fa accordi con Silvano Maritan, che è il plenipotenziario di Felice Maniero nella zona del Veneto orientale. Le discoteche di Jesolo vengono inondate di cocaina che è trattata da Silvano Maritani in accordo con i camorristi di San Donà di Piave. Il punto di contatto è stato trovato perché in una intercettazione di qualche anno fa si vede Silvano Maritani che va direttamente a Napoli a contrattare la compravendita di cocaina. Questo per dirvi che da noi in Veneto è successo esattamente quello che è successo in Sicilia fino al maxi processo, cioè fino a metà degli anni 80. Si continua a dire e a pensare che la mafia non esiste. Non è assolutamente vero, non solo esiste, non solo non siamo un'isola felice, ma siamo uno dei punti nodali di investimento dei capitali che vengono fatti soprattutto con la vendita degli stupefacenti. Pensate che l'Andrangheta, che è l'organizzazione che ha il monopolio mondiale della cocaina e vende cocaina in tutto il nord Europa, si stima che fatturi qualcosa come 100 miliardi di euro all'anno, e una parte di questi 100 miliardi che ci basterebbero per una dozzina di finanziari vengono investiti anche qui. Quanto vale l'illecito nel Veneto? Si stima che valga circa un paio di miliardi l'anno. Vuol dire che l'economia veneta è drogata per almeno un paio di miliardi all'anno. Vuol dire cioè che i bravi imprenditori, gli onesti imprenditori, quelli che sanno fare il loro mestiere e che continuano a volerlo fare, si trovano inevitabilmente a dover fare i conti con questa gente che è sempre più invadente ed è sempre più persuasiva. Il caro che conosco meglio di tutti, a parte la clientela orientale, ovviamente quello di Venezia. In questo momento il turismo a Venezia, che produce una quantità di nero che è inimmaginabile, che nessuno è in grado di stimare, solo al Tronchetto col turismo organizzato produce 200 milioni di euro in nero. Vuol dire che il Comune di Venezia e lo Stato non incassano un centesimo. Sono state fatte parecchie inchieste, alcune si sono concluse anche bene per noi, male per loro in primo grado, con condanne pesanti, e poi in appello le inchieste sono state smantellate. Perché? Perché c'è non solo una sottovalutazione, ma anche una incapacità da parte nostra di renderci conto della pericolosità effettiva di queste organizzazioni criminali. Ecco perché di nuovo finisco ringraziando la Commissione Antimafia che è venuta nel Veneto a rendersi conto di persona di quello che succede, perché sul serio, da Verona fino a Chioggia, fino al Veneto orientale, ma potremmo parlare del Friuli come potremmo parlare quando abbiamo fatto l'ultima volta il convegno con Libera a Trieste, e Roberto Tommasi qui a testimoniare, abbiamo parlato della capacità delle organizzazioni criminali di espatriare. I primi che hanno capito il business della caduta del muro di Berlino sono stati i malavitosi.
Il canale che è stato aperto per l'esportazione verso la Russia delle Ferrari, delle firme, delle famose firme italiane di scarpe, borse, eccetera, eccetera, sono loro che l'hanno capito per primi e hanno installato i loro uomini già alla fine degli anni Ottanta tra Porto Gruaro e Trieste proprio per tenere sotto controllo questo canale. Ecco perché finisco dicendo che per fortuna la commissione antimafia si è resa conto che il Veneto non è diverso dall'Emilia Romagna, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria e quindi tiene sotto controllo la situazione. Il passo in più che dovrebbe essere fatto dal resto della politica, soprattutto regionale, è quello di rendersi conto che non basta firmare i protocolli d'intesa, qui ci vogliono investigatori, ci vogliono magistrati, bisogna cominciare a lavorare sul serio, perché se no va a finire come Eraclea, che il sottoscritto, assieme ad altri colleghi, per 10 anni continuava a scrivere ci sono 100 casalesi Eraclea che controllano questo, eccetera, tutti lo sapevano, ma l'inchiesta si è chiusa 10 anni dopo, cioè si è chiusa a febbraio del 2019 ed era cominciata 10 anni prima. Questo non deve succedere, cioè la magistratura deve essere messa nelle condizioni di arrivare il più rapidamente possibile, perché a Eraclea siamo arrivati ad arrestare la seconda generazione, ovvero siamo arrivati ad arrestare i figli di quelli che ormai avevano messo in piedi il meccanismo. E adesso la mia unica curiosità per il futuro è sapere chi prenderà in mano lo scettro del comando che è stato abbandonato da Donadio, il quale è stato messo in galera a, se non ho contato male, 65 capi di imputazione, quindi la vedo difficilina che esca domani mattina, ma qualcuno arriverà sicuramente a coprire il vuoto, così come è successo per la banda Maniero. Anche lì la banda Maniero è stata sottovalutata per 15 anni, appena è stata smantellata la banda sono arrivati altri a coprire il vuoto, perché questo è un territorio ricco, molto ricco, che inevitabilmente attira nuovi affari. Grazie. Della situazione qui nel Veneto orientale, Venezia, facciamo riferimenti anche all'Emilia e quindi abbiamo qui Sabrina che è espertissima dei collegamenti mafiosi tra l'Emilia e il Veneto e soprattutto ci diceva anche Sabrina che a livello europeo non ci sono norme come in Italia che combattono la mafia, quindi uno vuole essere condannato benissimo in Italia, andare all'estero e avere anche finanziamenti pubblici. Perché a livello europeo non ci sono norme che colpiscono la criminalità organizzata. Quindi, Sabina, grazie. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice che sia una serata molto partecipata, perché quando si parla di questi temi molto spesso, soprattutto al nord, si ha un po' l'idea che, ad esempio in Emilia si diceva ci sono gli anticorpi. Non è una cosa tra emiliani, a noi non ci riguarda, alla fine la 'ndrangheta è una cosa tra calabresi, come se i calabresi che comunque delinquevano in Emilia non fossero stati comunque emiliani, e perché di fatto erano lì che stavano, che abitavano in maniera fissa. La stessa cosa succede qui al nord, succede nel Veneto. Ho riscontrato le stesse cose in Trentino, nel Friuli Venezia Giulia. È una cosa tra calabresi, è una cosa tra siciliani, è una cosa tra napoletani. A noi non ci riguarda, sono affari loro, non è vero. E questo sta succedendo anche all'estero. Cioè, in Germania le infiltrazioni dell'andrangheta soprattutto, ma di tutte le criminalità italiane, Camorra, Cosa Nostra, sono lì dagli anni Ottanta, anche prima, Cosa Nostra aveva cominciato col traffico della droga già da prima, e in Germania continuano a dire è una cosa tra italiani, anche dopo Duisburg, anche dopo i morti di Duisburg è una cosa tra italiani, e quindi per loro non è un problema. E il problema invece c'è, ed è enorme, perché intanto queste persone non vengono su a sparare. Il caso di Duisburg non è, cioè è stato un errore della cosca di 'ndrangheta,
e qui a nord evitano il più possibile di compiere azioni violente. A nord sono imprenditori. Sono imprenditori che, come diceva prima giustamente il vostro giornalista, che conosce molto bene evidentemente la realtà della zona, cercano di fare favori, sponsorizzano le squadre di calcio. È successo a Brescello. Brescello, il comune di Peppone Don Camillo, è stato il primo comune sciolto per rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in Emilia, e sponsorizzavano la squadra di calcio, sponsorizzavano le iniziative della parrocchia, riparavano gratuitamente la rotonda all'ingresso del paese, fanno favori, perché in questo modo, quando devono poi bussare alla porta del sindaco, il sindaco come fa poi a dire di no per un cambio di destinazione d'uso, per una concessione edilizia? C'erano addirittura dei parenti del boss che abitavano nelle case popolari senza pagare nemmeno l'affitto. Quindi cercano di creare una rete di relazioni. Cioè, la cosa più importante al nord è creare la rete di relazioni. Tramite quella loro cercano di investire nell'economia, quindi risultano essere imprenditori, e lo fanno anche all'estero. Il problema è che questi soldi sono soldi che derivano dal traffico della droga nella maggior parte dei casi, sono un sacco di soldi che vengono investiti nell'economia, e questo porta che le aziende sane, che lavorano correttamente, che cercano di vincere gli appalti in modo corretto, facendo dei prezzi corretti, non riusciranno mai ad ottenere gli appalti rispetto alle aziende mafiose, che invece possono permettersi di fare prezzi molto più bassi. Quindi, alla fine, nel tessuto economico sopravviveranno le aziende mafiose e non sopravviveranno le aziende oneste. Per quel che riguarda l'Emilia, il presidente il giudice, insomma, che ha presieduto il collegio giudicante, ha detto chiaramente che è cambiato il modo di fare economia. Cioè, proprio è cambiato il tessuto economico emiliano. La costa d'Andrangheta è arrivata a cambiare proprio il modo di fare impresa. E c'è un cambiamento che è anche sociale. Cioè, piegarsi a queste persone è un modo di piegarsi proprio anche ai soprusi, al fatto che queste persone possano fare qualsiasi cosa. E nei piccoli comuni questo è molto vero. Cioè, si va a Brescello e si respira la stessa aria che si respira in Calabria, in alcuni comuni della Calabria, perché c'è una fortissima omertà. Le persone venivano intervistate dai giornalisti quando è stato sciolto il comune, e dicevano: ma la mafia c'è a Brescello? La mafia non c'è, quella è una brava persona, da lavorare. Però, allora, nelle ultime dichiarazioni dei redditi che ha fatto il boss, che era attivo a Brescello, aveva dichiarato intorno, le ultime erano intorno ai 4.000 euro annui, con la moglie a carico, e poi aveva beni per 3 milioni di euro che gli sono stati sequestrati. Allora, queste persone rubano quotidianamente a tutti quanti noi. Cioè, noi ce la prendiamo con i ladri che entrano dentro al nostro garage, dentro le nostre case, da fastidio, da estremamente fastidio. Però ricordiamoci che queste persone rubano quotidianamente a tutti quanti. È come se un ladro entrasse tutti i giorni nelle nostre case. In più ci rubano il futuro, lo rubano i nostri figli, ci rubano la possibilità di fare imprese in modo onesto senza dover piegare la testa. E con tutti i soldi che hanno anche capito un'altra cosa: che sparare non serve, minacciare non serve, è molto meglio pagare, corrompere. E quindi c'è anche tutto il problema della corruzione, perché ricordiamoci che le mafie non esisterebbero se non ci fossero elementi esterni alla mafia che la sostengono. Quindi gli imprenditori da un lato, parte della società civile, perché ci dobbiamo mettere dentro anche noi, e la politica. La politica, le amministrazioni locali, le istituzioni. Succede che questi hanno capito che pagando si riesce ad ottenere di più che praticando la violenza. Per quel che riguarda le indagini, è vero, le istituzioni possono in parte essere infiltrate, però io sono anche dell'idea di dire che le istituzioni sono un baluardo estremamente importante a cui noi dobbiamo aggrapparci in modo molto forte, nel senso che a volte le istituzioni sono anche impossibilitate a fare le cose perché noi per primi non andiamo a denunciare i reati, perché le persone magari intorno vedono, sanno, però non trovano il coraggio per andare a denunciare.
e quindi bisogna anche cercare di avere una maggiore collaborazione con le istituzioni, cercare di fidarsi e cercare di fare rete, perché le mafie riescono a fare rete molto bene. Noi l'antimafia a volte rischia di zoppicare un po', quindi dobbiamo essere tutti quanti noi, la società civile deve essere impegnata in un contrasto vero, netto e concreto alla mafia. E poi se volete magari parliamo anche delle questioni europee, del problema che c'è in Europa, perché lì la mafia non è proprio riconosciuta, diciamo che l'associazione mafiosa non è reato negli altri stati europei, esiste solo in Italia come reato, e quindi si cerca di fare il possibile per contrastarla, ma di solito si riesce a contrastare sempre la parte più violenta, cioè quella del traffico di droga, quella dei reati violenti. E io adesso ho appena finito di scrivere un libro sulle mafie in Germania, proprio dopo la caduta del muro di Berlino, e un mio amico che stava leggendo le bozze mi ha detto: ma scusa, i professionisti tedeschi che entrano in attività con queste persone, perché di fatto tutta la contabilità, l'apertura delle società, la fanno dei commercialisti tedeschi. Addirittura ci sono dei massoni tedeschi che sono in combutta con queste persone, ma questi qua non vengono accusati di niente, cioè parliamo anche dei reati di cui vengono accusati. Ma in Italia di che cosa verrebbero accusati? Verrebbero accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Se in Germania non c'è l'associazione mafiosa, di che cosa possono essere accusati? E quindi questo è un problema, infatti noi come Movimento 5 Stelle stiamo cercando di portare avanti anche questa cosa, cioè cercare di estendere la legislazione antimafia italiana nel resto d'Europa. Per noi questo è un fatto molto importante, perché tanto le mafie si sono globalizzate, quindi contrastarle in Italia, se poi non c'è un contrasto nel resto d'Europa, ormai serve poco, perché fanno business a livello globale, e se le fermiamo, se blocchiamo i capitali in Italia, loro vanno ad investire semplicemente in Germania, vanno ad investire in Belgio, negli altri paesi, nell'est soprattutto, e questo avviene molto spesso. Comunque magari se avete domande oppure parliamo. Si è indirizzata verso le zone turistiche, quindi dove gira il denaro, in poche parole, e soprattutto anche nelle sale giochi, nei giochi d'azzardo. Noi qua abbiamo questa sera Giovanni, che è un esperto di questa materia, e vediamo a che punto siamo. Devo dire, buongiorno, anzi buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti, perché come dico sempre, avremmo tante altre cose più piacevoli da fare, ed è piacevole a volte non preoccuparsi, ci fa vivere più sereni, solo che ci fa vivere meno, ci fa vivere peggio. Io sono reduce col presidente Morra da una missione in Veneto, dove abbiamo avuto contatti con diverse istituzioni per capire qual è la situazione della regione. E devo dire che il tema dell'azzardo non è presenza mafiosa nell'azzardo non è emerso come un fenomeno eclatante, o perlomeno ancora non scoperto, non evidenziato, anche se qualche caso significativo c'è stato. Mi ricordo nel 2015 il sequestro di una sala scommesse che nell'ambito dell'operazione gambling era in un circuito di tantissime sale che operavano illegalmente attraverso circuiti con malta, eccetera. Ricordo il caso più recente della sala scommessa Eraclea, di proprietà del principale personaggio emerso all'inchiesta, cioè Donadio. E voglio però citare anche un fenomeno che mi è stato segnalato in provincia di Rovigo. Voglio ringraziare qui l'esponente di Libera che ci ha segnalato questa anomalia. Una sala, la più grande del Veneto, aperta a Rovigo,
Rovigo, attenzione, è l'unica provincia veneta che per reddito è sotto la media nazionale. Beh, in provincia di Rovigo si azzarda doppio. Dove apre la più grande sala del Veneto? Apre a Rovigo. L'apre un cinese legato a una società di un gruppo, tocca fare la battuta, costruito a scatole cinesi, riferibile a Corallo, Gaetano e Francesco, per cui uno dice che si è tolto, ma in realtà la questione è tutta da verificare, e a cui doveva essere tolta con l'interdittiva la possibilità di operare, e invece ci è stato confermato anche in audizione dal dottor Cantone, presidente Cantone, inspiegabilmente, o perlomeno da un punto di vista giuridico c'è anche una motivazione, ma non è accettabile che noi a una persona condannata per mafia non togliamo immediatamente a lui e alla società sua la possibilità di operare. Allora, qualche cosa da approfondire anche in Veneto c'è. C'è perché, come ha messo in evidenza la Commissione bicamerale antimafia della scorsa legislatura, se possiamo vedere una certa maggior propensione nelle regioni del sud, perché come vi ho detto per Rovigo vale anche al sud il fatto che chi meno ne ha più scommette, più ha una propensione all'azzardo, beh, però le mafie vanno dove ci sono i soldi, dove i volumi sono maggiori, e dunque c'è un interesse sul nord Italia. Perché alle mafie interessa il settore del gioco d'azzardo? Perché è un settore dove i controlli sono estremamente difficili e le pene sono relativamente basse, quindi hanno più facilità a penetrare, più interesse a farlo. Qual è sul piano economico il business? Beh, gestire direttamente un settore che è altamente remunerativo e in più poterlo taroccare, piegare e farci ancora più soldi. Hanno poi un interesse banale, riciclare denaro, per cui l'acquisizione di un'azienda che opera nel settore dell'edilizia o nel settore dell'azzardo è assolutamente indifferente, basta acquisire, comprare, riciclare, espandere il loro potere economico. Lo fanno con diversi sistemi, ma quello che vorrei chiarire, perché è il punto cruciale di tutta la questione, e io devo ringraziare il lavoro che è stato fatto nella scorsa legislatura e spero di poterlo portare avanti come coordinatore del comitato che insieme alla bicamerale in questa legislatura approfondisce ulteriormente, è che il comparto legale dell'azzardo risulterebbe essere l'apripista. Io a suo tempo ho usato un'espressione forte che l'azzardo di Stato fa da procacciatore d'affari per le mafie. Perché? Perché le persone attratte dalla pubblicità e spinte ad azzardare da un'offerta capillare fin dentro casa, fin dentro i telefonini, nei computer dei ragazzi, un'offerta capillare unita alla pubblicità attirano, fidelizzano le persone e poi sappiamo che una quota di queste transita nel settore illegale. Perché? Non soltanto perché le mafie, non pagando le tasse nelle pische o nei punti di nelle sale d'azzardo clandestine potrebbero offrire condizioni migliori, che peraltro nessuno può garantire, non c'è nessun controllo su questo, no? Ma perché poi le persone possono essere spinte con la coercizione, l'intimidazione ad andare in quel posto lì piuttosto che in un altro, perché a volte sono le persone che azzardano stesse, quando hanno finito i soldi e non hanno più credito, a voler andare nei posti dove, essendo gestiti dalle mafie, hanno anche i circuiti usurari collegati. Ma se c'è questo transito da legale a illegale, c'è anche la direzione opposta. Le mafie hanno invaso il settore legale. Come? Attraverso un sistema di prestanome e acquisendo e mettendo queste persone a gestire punti di azzardo per loro conto. Lo fanno anche però taroccando, per esempio, i sistemi informatici, le reti e le schede in loco, per esempio, delle slot machine. Si applicano dei dispositivi che vengono chiamati abbattitori, cioè intercettano il flusso di dati tra la macchinetta e il collegamento ufficiale dello Stato, quella è una macchinetta ufficialmente autorizzata,
ma si mette in mezzo un abbattitore che comunica allo Stato un volume di affari inferiore. In questo modo frodano lo Stato, frodano il concessionario e frodano anche l'utente, perché possono essere utilizzati altri software, delle doppie schede, per esempio, che classificano, che alterano anche il rapporto vincite-perdite. Capitolo scommesse sportive, molto particolare perché qui è un crocevia, è il settore di massima espansione dell'azzardo, è un crocevia di interessi, un crocevia di trucchi e di possibilità. Una, la più banale che è sempre esistita, l'alterazione dell'esito degli eventi sportivi sui quali si scommette. È chiaro che se io so che il portiere non parerà, o meglio, il calciatore sparerà in tribuna in rigore, no? O ci sono accordi tra le squadre perché io ho pagato dei giocatori, io posso influenzare anche l'esito delle scommesse e ricavarne del lucro. Ma le mafie sono interessate allo sport anche perché entrano all'interno, proprio acquisiscono il controllo delle società dilettantistiche, una miriade di piccole società dove il controllo magari per territoriale divisa, perché lo fanno? Da un lato perché, come diceva prima, no? Sponsorizzare il calcio locale aumenta il prestigio, il consenso popolare, riduce quegli anticorpi sempre evocati, ma non sappiamo poi cosa sia, no? Per cui le persone dicono, beh, ma i dei conti fanno del bene. La cosa più tremenda che ho sentito dire in Veneto è che pensavo fosse solo una cosa che apparteneva ai territori di origine. Ma poi oggi noi possiamo scommettere attraverso il circuito legale e illegale sugli eventi minori, tant'è che il procuratore nazionale antimafia Cappiero De Rao ha detto che la prima misura da adottare, che dovremmo veramente farlo con urgenza, è impedire che si possa scommettere sulle piccole partite. Quando io vedo grossi volumi di scommesse su una partita legata a un campionato locale, devo pensare che ci sono evidentemente degli interessi diversi. Nel campo delle scommesse, soprattutto per quel che riguarda online, c'è tutto il settore dei siti non autorizzati. C'è il settore poi del poker, del poker soprattutto. Quando io vedo un torneo online tra due giocatori, mi faccio una domanda. Quando vedo un torneo tra più giocatori, dove però sono più giocatori riconducibili a una stessa persona, mi faccio una domanda. Molto spesso sono transazioni mascherate. Io perdo con lei dei soldi per fare un pagamento. Lei è un killer e io la pago perdendo in questo modo. Ma scusi signora, se lo... No, è notorio. In questo modo si possono anche... Ci sono delle limitazioni al gioco, al poker online a livello transnazionale, però c'è la possibilità anche di trasferire denaro tra paesi diversi, c'è possibilità di fare riciclaggio. Stringo, perché poi non so quanto tempo era stato programmato. Le mafie riciclano, le mafie investono, le mafie guadagnano, le mafie ricattano, le mafie impoveriscono, diventano un fattore devastante attraverso anche il gioco d'azzardo per l'economia locale. Tanti imprenditori perdono le proprie aziende perché sono stati in qualche maniera spolpati da un lato dalle banche che non fanno credito perché sono in combutta con le mafie, dall'altro perché l'imprenditore magari entra nella spirale dell'azzardo patologico e fanno più soldi che con la droga. Io devo dire la verità, il mio interesse è cercare di capire come possiamo frenare questo fenomeno. Se possiamo pensare di scorporare le due cose e pensare che l'azzardo illegale sia, diremo, il chiodo che scaccia il chiodo dell'illegalità, oppure se molto spesso non sia un paravento. Nelle scommesse sportive, dimenticavo di dirvi, un'inchiesta recente, l'inchiesta Galassia, ha messo in evidenza come società
con regolare concessione, avevano il punto di vendita, quindi di raccolta, con l'insegna tutto regolare. Quando una persona però entrava lì, la scommessa andava a finire sul circuito mafioso. Allora io devo pensare che si crea con questa commistione una difficoltà ad intercettare l'illegalità che prima non avevamo. Quando vedevamo una slot machine che deve stare solo nei casinò, quella era illegale. Quando c'erano certe forme di azzardo tipiche da casinò, si vedevano, la raccolta fisica soprattutto, era chiaramente illegale. Oggi io quando vedo una slot machine devo sapere, c'è la concessione, ci sono le autorizzazioni, il software che c'è dentro, che dispositivi ha, chi la gestisce, che rapporti ci sono. Questo costo di controllo su chi ricade è una battaglia che si vince o è una battaglia che si perde? Forse noi dobbiamo avere un pensamento approfondito sul sistema dell'azzardo attuale e cercare di capire che forse, ma senza nessun pregiudizio, senza nessun punto di arrivo preordinato, noi dobbiamo pensare se si sono fatti degli errori e porvi rimedio immediatamente. Simpatico e anche nella nostra costa veneziana, quindi come capirà Nicola, sentiamo molto noi questa presenza, non sappiamo se tutto quello che si sta costruendo, poi specialmente anche a Jesolo, Eraclea e tutta la costa veneziana, se dietro c'è qualcuno, perché non è possibile che si vada a costruire e gli appartamenti rimangano vuoti. Comunque speriamo che la commissione antimafia di cui tu sei presidente ci dia delle risorse, oppure si impegni anche a fare un'analisi in questa nostra zona. Abbiamo dei bravi carabinieri, poliziotti, ma sono insufficienti, sono troppo pochi, quindi c'è bisogno di una mano. A te. Scusi, ma perché il sindaco dà le concessioni di costruire? Dopo le domande, tanto semplice. Che evidentemente c'è un vantaggio. Poi non è detto che sia un vantaggio per la comunità, magari è un vantaggio per qualche singolo. Sì, ma è una cosa che va da tanti anni, si poteva anche fare prima. E tanto che si dice. Signora, lei sa meglio di me che le mafie sono in pratica capaci di un'intelligenza raffinatissima, perché ce l'ha insegnato appunto Giovanni Falcone, e sono capaci di trarre profitto anche in situazioni inimmaginabili. Intanto, ecco, giusto per stemperare il clima, voi parlate con un calabrese. Se avete timore, me la faccio da solo la battuta, magari ci sono calabresi in sala. Poi io sono un calabrese adottivo, vivo da oltre 30 anni nella cosiddetta Calabria Citeriore, perché poi più correttamente bisognerebbe ragionare di Calabrie al plurale. E quando noi pensiamo all'Andrangheta, normalmente pensiamo in particolar modo al Regino e all'Aspromonte, anche perché negli anni 70-80 questi territori, a seguito dei sequestri di persone, vennero identificati come i territori in cui una mafia locale particolarmente sanguinaria riusciva ad esportare le sue metodiche di sopraffazione anche altrove, appunto con i sequestri di persone, portando sull'Aspromonte, ma non soltanto, persone benestanti che vivevano a centinaia, per non dire migliaia di chilometri di distanza, costringendole ad una situazione di cattività che non si poteva certamente augurare a nessuno, neanche al peggior nemico. Le mafie sono, e uso volutamente il plurale, sono capaci di stupirci in tutti i settori, perché non sono affatto come
ci è stato suggerito di rappresentarcele, espressione di cultura arcaica ed involuta, le mafie già nel 2014, e appurato da evidenze giudiziarie, impiegavano criptovalute per effettuare transazioni finanziarie per pagare quantitativi importanti di cocaina. I calabresi poi sono diventati, a partire dagli anni Ottanta, i broker mondiali del traffico di cocaina. La cocaina è una sostanza che ha una diffusione inimmaginabile, e proprio ieri sui giornali italiani si dava notizia del fatto che per il secondo anno consecutivo sono aumentate nel nostro paese le morti per droga. Poi bisognerebbe un pochino ragionare sul metodo con cui si classifica come morte per droga una morte, per esempio, determinata da un incidente stradale su cui non si può intervenire per effettuare analisi ex post sul cadavere. E tutto questo ci dovrebbe sempre più allarmare, ma chi mi ha preceduto, per esempio, ragionava di discoteche a Jesolo che sono state invase dalla cocaina, producendo effetti particolarmente rilevanti anche e soprattutto nei comportamenti degli assuntori, ma anche in ambiti sociali. E allora dice uno che si confronta più volte con un magistrato che ha il record mondiale di sequestri di cocaina, lui si chiama Nicola Gratteri, che per scherzo, ma fino a un certo punto, quando si rivolge per esempio a platee di suoi colleghi perché magari va a fare lezioni nella scuola di magistratura oppure presso le scuole legali e tutto il resto, si diverte a sfottere fino a un certo punto i presenti, domandando fino a che punto le loro nozioni siano teoriche e se non pratiche, perché sappiamo tutti che almeno un tempo la cocaina veniva detta la droga dei ricchi, poi causa rivoluzione dei prezzi adesso è diventata particolarmente a buon mercato, ma voglio ricordare come ad esempio si stia diffondendo il fentanyl, che è un oppiaceo che viene assunto attraverso compiacenti medici che prescrivono preparati che dovrebbero essere garantiti solo e soltanto a malati oncologici in stato terminale, e poi in alcune inchieste si è rivelato come medici e farmacisti compiacenti producessero business inimmaginabile, perché uno pensa che quantomeno un medico, un farmacista si attenti. Attenzione, adesso vorrei ritornare su quanto ho detto poc'anzi. Siamo partiti dai sequestri di persona. Noi ci immaginiamo gente con Lupara e Coppola vestita in maniera anche rude che sull'Aspromonte realizza dei nascondigli difficilmente individuabili, conduce una vita pressoché bestiale, sottrae qualche individuo della sua libertà personale e lo trattiene per mesi, anche per anni, in attesa di un riscatto. E noi nel nostro immaginario siamo portati a credere che questi qua magari si chiamino Rosario, Calogero, Carmine, nomi tipicamente meridionali, e che quindi abbiano, bene che vada, la quinta elementare, la terza media, vivono per gran parte dell'anno nei boschi con le bestie, quindi hanno una socialità ben diversa. All'ultimo però sono arrivato a parlare di medici compiacenti, di farmacisti che si offrono, di Gratteri che fa le battute a magistrati ed avvocati, perché in qualche modo anche questi modi sono interessati da acquisizione, ma forse anche da traffico e spaccio. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo rivoluzionare il nostro paradigma per cui il mafioso è un mezzo contadino che un tempo risultava asservito ai latifondisti siciliani e che si presta per operazioni di assoluta violenza
cui tanti e tanti altri non si pensano perché non ne sarebbero capaci. Ho imparato da studi antropologici che la mia mafia, la mafia calabrese, è la più sanguinaria, anche perché è una mafia tipicamente di montagna. Chi vive in montagna è molto spesso costretto a condizioni estreme. Per sopravvivere tu devi chiedere a te stesso di superare certe prove anche da un punto di vista dell'emotività. Credo che sappiate che, per esempio, i ragazzini di 'Ndrangheta, cioè nati e cresciuti in famiglie in cui si è 'ndranghetisti da generazioni, debbono fin da subito partecipare a riti che noi non siamo più abituati a celebrare, per quanto anche da queste parti si fosse un tempo contadini. Il rito in questione è quello che viene pensato unicamente calabrese, ma in realtà era molto più diffuso, lo scannamento del maiale. Le famiglie calabrese contadine, quando potevano, ammazzando il maiale, celebravano una festa perché si mangiava, e si mangiava tanto e bene. E ci sono racconti di ragazzini che dichiarano di essersela fatta sotto per la paura, perché credo che ben pochi abbiano partecipato ad un rito siffatto, ma il maiale, quando viene ammazzato nel modo in cui veniva ammazzato, appeso testa all'ingiù, gli si taglia la giugulare, emette dei gemiti che ricordano molto gemiti umani. E tutto questo, come voi capite, influenza l'animo di un bambino di 5, 6, 7 anni. Ma queste sono le prove che vengono richieste a chi, portando un certo cognome, deve abituarsi a certe scelte, a certe dinamiche. Ora, io ho accettato ben volentieri l'invito di Sabrina, a cui mi lega una recente ma sincera amicizia, perché l'ho conosciuta in qualità di consulente della Commissione Antimafia. Ho capito che si trattava di una persona non soltanto competente ma anche determinata. Per combattere certi fenomeni bisogna non soltanto studiarli ma anche saper far seguire alla teoria la prassi, e quindi bisogna attivarsi, perché non è sufficiente che siano le uniformi oppure gli esponenti della magistratura a reprimere. Noi vinceremo la partita quando inizieremo a capire che innanzitutto bisogna prevenire. Un tempo si pensava che le mafie fossero caratteristiche di alcune regioni del sud, e che fossero lì presenti per caratteristiche quasi quasi ontologiche. Se nasci a Catanzaro, oppure a Vibo, oppure a Palermo, tu in qualche modo devi essere con mentalità, con DNA mafioso. Dopodiché, poco alla volta, si è capito che le cose non stanno esattamente come si pensava, e nella relazione conclusiva della precedente Commissione Antimafia, se non ricordo male a pagina 112, nella relazione dedicata alle infiltrazioni nel mondo del Nord-Est, viene riportato un passaggio per me particolarmente felice per la sua potenza significativa. Si fa riferimento ad un processo che si è svolto appunto qui in Veneto, in particolar modo a Padova. Il processo a Mario Serpe, se non ricordo male, questo era il nome del dottore commercialista di origine casertana, che agli inizi degli anni 10, cioè pochi anni fa, si è trasferito a Selvazzano, se non ricordo male, provincia di Padova, dove ha aperto uno studio commercialistico e di consulenza finanziaria, ottenendo immediatamente grande successo e avendo poco alla volta un portafoglio clienti da fare invidia a tutti i suoi competitors locali.
Questo signore poi è stato tratto in arresto a seguito di un'operazione, se non ricordo male, Aspide. Serpe l'Aspide. E questo signore nel dibattimento, a domanda del pubblico ministero, ma perché qui? Ha risposto in maniera icastica e felicissima, semplice, perché qui sono più disonesti che da voi. E qua arriviamo a qualcosa di politicamente cogente ora. Che cosa faceva questo signore? In pratica era uno specialista di fatture false, di fatture per operazioni inesistenti, di fatture gonfiate per poter occultare denaro che doveva in qualche modo rientrare. Se io incasso soldi attraverso mercati che lo Stato sulla carta combatte, e poi vi spiegherò perché sulla carta, con quei soldi io posso acquistare l'universo mondo, purché non ci sia attenzione da parte delle autorità a controllare se quanto è oggetto dei miei consumi sia in qualche modo congruo rispetto ai redditi che dichiaro. E allora le mafie hanno tutte interesse ad inserirsi in quei mondi economici in cui si fa nero. Quindi notate, il problema è stato considerato per tanto tempo l'immigrato di colore, quindi il nero. Il vero problema è il nero dal punto di vista fiscale. E ricordo a me stesso che da quando ero bambino l'Italia è il record europeo, il record quasi mondiale di evasione fiscale. Se la combattessimo seriamente potremmo rimettere a posto le nostre casse pubbliche, ma soprattutto potremmo fare qualcosa che negli Stati Uniti si è fatto, perché Al Capone, il mitico Al Capone, è stato arrestato per evasione fiscale. Forse, a Dio piacendo, forse questo governo, perché l'ho chiesto incessantemente, introdurrà il carcere, cioè le pene detentive per i grandi evasori. Non posso buttare via la chiave dopo. Mi ha detto forse. Dobbiamo soprattutto far capire, a differenza di quanto si è sostenuto per decenni, che pagare le tasse non soltanto è giusto e doveroso, ma che è altrettanto giusto e doveroso controllare come quei soldi acquisiti dalla fiscalità vengano spesi, perché qui sono nel territorio in cui la spesa pubblica ha generato un mostro, il MOSE. La spesa pubblica, magari qualche chilometro più a nord, vorrebbe generare un altro mostro, la Pedemontana. Come voi capite, quanto più si spende, tanto più si può rendere difficoltoso il controllo. Chi vi parla è stato costretto, non per scelta, a confrontarsi sempre più con il codice degli appalti. Noi possiamo innovare il codice quanto vogliamo, fin quando manterremo l'istituto del subappalto ci saranno sempre problemi. E allora, se noi vogliamo effettivamente combattere le mafie, perché poi le mafie impoveriscono i territori. Se voi prendete uno degli ultimi libri di Gian Antonio Stella, Se muore il Sud,
trovate un incipit del volume che è straordinariamente efficace. Quando l'Italia diventa repubblica, cioè nel 1948, con la promulgazione della Costituzione repubblicana, il PIL della regione Sicilia è grosso modo un sesto del PIL complessivo nazionale. Erano altri tempi, le quotazioni dello zolfo erano ancora importanti e la Sicilia era la prima zona di produzione, di estrazione e di produzione di zolfo per il mondo. Attualmente la Sicilia ha un PIL che è circa un sedicesimo del PIL nazionale. Di conseguenza, nel giro di circa 70 anni, la regione Sicilia è stata brutalmente impoverita da dinamiche che saranno certamente riconducibili a modelli di sviluppo sgangherato e infelice, ma altrettanto riconducibili all'accettazione di un modello che ha permesso la pervasività di Cosa Nostra all'interno della struttura produttiva siciliana. Io ricordo a me stesso che quando ero ragazzino di scuola elementare e di scuola media inferiore, mi si insegnava che la Sicilia ai tempi dell'impero romano era considerata il granaio dell'impero. Quindi era considerata una zona particolarmente ricca, ma anche la regione in cui vivo, le Calabrie, fino al 600, veniva considerate le parti più ricche d'Italia, perché la parte più ricca d'Italia era considerata il regno meridionale. E le Calabrie, grazie all'offerta prodigiosa che Madre Natura, o se volete la Provvidenza, ci aveva garantito, erano ricchissime di legname, di pece, un'altra merce che gli antichi particolarmente apprezzavano, soprattutto nella cantieristica, perché anche a Venezia, così come nell'antica Roma, si usava la Pix Bruzia per mettere insieme gli assi con cui si costruivano le imbarcazioni della Serenissima, e poi di armenti, perché essendo soprattutto montagna e collina c'erano paschi particolarmente floridi, quindi dalle mie parti c'era una ricchezza straordinaria gestita malissimo dai potenti dell'epoca, che poi progressivamente si sono asserviti ad altri potenti, impedendo che il Sud potesse essere ricco così come lo è in potenza. Ora, io vi lascio dei suggerimenti, poi sta a voi decidere. Qua vedo diverse ragazze. Da qualcosa mi fa piacere, vedo anche pochi ragazzi, a dire il vero, vedo diverse ragazze. Voi ragazze, per esempio, iniziate a frequentare libri che vi offrono le condizioni di vita tipiche di chi da donna vive in contesti mafiosi. Sarete le prime a rifiutare quei modelli. Le donne di 'Ndrangheta in particolar modo sono studiate dai criminologi, dai magistrati, perché finora, tranne che in pochissime eccezioni, non sono mai diventate collaboratrici di giustizia. In base ad acquisizioni documentali si è capito che le donne di 'Ndrangheta chiedono ai loro uomini maggior crudeltà, perché vogliono imporre alle società meridionali che se ne dica e se ne scriva, sono ancora oggi impregnate da forti componenti di matriarcato, quindi le donne, per quanto si stenti a credere, sono molto molto importanti in certi circuiti. Vi ricordo che il mondo meridionale è stato per secoli influenzato dalla cultura greca, e nel mondo greco la donna aveva una funzione straordinariamente rilevante. Voi donne potreste avere il compito di fermare dinamiche e mentalità
di cui noi siamo portatori sani, perché noi nasciamo in territori in cui quello che da voi potrebbe sembrare anormale, insolito, da noi è normale. Io a luglio dell'anno passato ho accompagnato una giovane deputata emiliana a visitare la baraccopoli di San Ferdinando sopra il porto di Gioia Tauro sulla Piana. Era la prima volta che questa giovane emiliana scendeva al sud. I suoi racconti sembravano quelli scritti dagli sceneggiatori di Benvenuti al Sud. Ma quelli sono i cartelli, quelli sono i fori? Sì. Quelli sono i fori. E all'inizio degli anni 90, in un paese della Piana, hanno lanciato in aria delle teste umane per poi prenderle a pallettoni. Il pallettone spacca. Quindi c'è proprio una capacità di essere inumani, disumani, che rende queste persone capaci di gesti che altri non sarebbero in grado di effettuare. E allora la prima barriera deve essere culturale. E questo ce lo insegnava Gesualdo Bufalino. Anche perché l'essere umano è molto spesso portato ad effettuare scelte in chiave egoistico-utilitarista. Le società che non sono riuscite a combattere le mafie, essendo le mafie forme raffinate di parassitismo, sono state poco alla volta impoverite e poi costrette al collassamento, alla sclerosi da un punto di vista economico, sociale e produttivo. C'è anche da ragionare con gli operatori economici, con i professionisti, con i colletti bianchi cosiddetti, perché come diceva Sabrina, quello che viene esercitato dalle mafie è un furto quotidiano, solo che non lo fanno facendo entrare il ladro a casa tua, lo fanno in altro modo, molto più raffinato. Sapete a quanto ammonti il giro del il fatturato annuo del gioco d'azzardo legale ed illegale? Noi italiani spendiamo oltre 100 miliardi di euro, 106-107, escludendo il gioco illegale, questo è il fatturato. Sapete quanto spendiamo per il servizio sanitario nazionale? 116-118 miliardi di euro, quindi quasi quasi spendiamo la stessa cifra per medicine e terapie e per slot e bingo. È un problema di cultura. Se si fa capire all'essere umano che quelle scelte portano alla morte sociale, l'essere umano può prevenire e quindi evitare. Gli ordini professionali, adesso vi racconto questo passaggio di cui sono stato protagonista pochi giorni fa. Nella mia città, Cosenza, causa successione in Confindustria, quindi il vecchio presidente veniva sostituito dal nuovo presidente, è stato invitato il presidente Boccia ed è stato invitato anche il presidente della commissione antimafia, perché sono un senatore eletto in quel collegio uninominale. Io ho ricevuto l'invito, sono andato a leggere chi vi partecipava e mi sono trovato il mio sindaco, che è prescritto, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio da parte della direzione distrettuale antimafia di Roma, che è indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro,
e che è indagato anche dalla Procura Circondariale di Cosenza, quindi sintetizzo, prescritto per una questione di corruzione, si è fatto anche una ventina di giorni di carcere nel 94 se non ricordo male. Poi c'è una richiesta di rinvio a giudizio da parte della DDA di Roma, poi la DDA di Catanzaro e la Procura Circondariale Ordinaria di Cosenza lo stanno indagando per altri capi di imputazione, fra cui bancarotta fraudolenta per circa 28 milioni di euro. Secondo alcuni però potrebbe anche essere più elevato il danno che lui ha fatto a danno del mercato in cui opera. E poi c'era anche il governatore della regione Calabria, su cui la DDA di Catanzaro sta anche lavorando. Anche io ho telefonato a Boccia, ho detto: guardi, presidente, io la voglio salutare oggi perché domani mi troverai un pochino in difficoltà a dovermi sedere da presidente della commissione antimafia accanto a due soggetti che vengono indagati. Poi certamente io auguro a tutti quanti di poter essere assolti con formula piena, cioè perché il fatto non sussiste, tutto quello che volete. Fatto sta che fin quando sono indagati non per reati d'opinione e non per abuso d'ufficio, ma per altri capi di imputazione, forse sarebbe il caso che l'istituzione si allontanasse, si ritirasse per opportunità. Risultato: io non sono andato, Boccia sì, e poi si è detto stupito delle mie riflessioni a seguito di questi incontri. Sono io lo stupido e da lui pertanto ragione ad essere stupito, o forse per il contrario? Il punto è che pecunia non ole, lo insegnavano gli antichi, e dove ci sono soldi non ci si fa tante domande: ma com'è che ce l'hai, ma grazie a che cosa ce l'hai? Sabrina ha dato dei numeri. Quel signore dichiarava un reddito di 4.000 euro annui e ci doveva campare pure la moglie, però aveva un patrimonio di 3 milioni di euro. Domanda: il giorno prima aveva acquisito quel patrimonio oppure era un patrimonio nella sua disponibilità da anni? Perché le istituzioni non hanno fatto il loro dovere? Ve lo dico io perché. Perché le infiltrazioni sono ormai a tutti i livelli. Credo che sappiate anche voi che, per esempio, fra 15 e più di 15 magistrati degli uffici giudiziari calabresi sono sotto indagine a Salerno, procura competente, perché poi tra magistrati ci sono determinate regole. Se sono inquisiti significa che non servono forse lo Stato, ma servono qualcun altro. Voi a massoneria come state messi? Perché si è capito che non soltanto l'andrangheta, ma anche Cosa Nostra, si serve per infiltrare certi mondi, quelli delle professioni, degli illuminati che ritengono di avere un pochino più di altri, si servono dell'infiltrazione in logge massoniche per poter arrivare a controllare l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, l'ordine dei farmacisti, e poi attraverso queste posizioni apicali lanciare l'opa sulle amministrazioni pubbliche, perché un'altra fetta di mercato che le mafie certamente non disdegnano è quella degli appalti pubblici. Io ieri ho ricevuto il sindaco di una città assai importante, oggi sono stato a pranzo con un altro sindaco di una città importante, e sia uno che l'altro, per esempio, mi dicevano che dalle loro parti c'è il problema dei rifiuti, perché poi questa che è plastica, se non è biodegradabile, diventa un rifiuto. E cosa ne facciamo? Come lo gestiamo? Lì dove non si è virtuosi, i rifiuti diventano un problema. E guarda caso, sui rifiuti si fanno un sacco di soldi e ci sono tante inchieste giudiziarie che dimostrano come questo sia un mondo particolarmente pericoloso. Allora,
La prossima volta che verrà, qualora dovesse farlo, il Presidente della Commissione Antimafia, Sabrina sa già che in questa plastica non ci dovrà essere. Perché è il consumo critico quello che ci deve orientare in tutte le scelte che facciamo. Vi ricordo ad esempio che uno dei sequestri cui è seguita confisca più rilevanti che abbiamo attuato nel corso degli ultimi anni è stato a carico di un certo Patti, patron di Valtour, e probabilmente tanti di noi sono stati nei villaggi Valtour portando più o meno inconsapevolmente soldi ad uno che era nella stessa trama in cui operavano Bagarella, Totuccio Contorno, Provenzano, i fratelli Graviano e via dicendo. Poi ci scandalizziamo quando Tritolo, qualche morto e tutti quanti. Poi però non facciamo alcun problema ad effettuare acquisti di un certo tipo, a comprare prodotti di una certa marca, perché non che tutto sia vero, però noi dobbiamo imparare che questi qua sono ormai dei dannati, dannatissimi imprenditori. E vi posso garantire che per esempio in molte regioni il ciclo dei rifiuti è controllato da organizzazioni mafiose, tant'è che è stata istituita appositamente la commissione d'inchiesta sulle ecomafie, perché non soltanto ci sono i termovalorizzatori, che è un modo garbato per non dire gli inceneritori, ma ci sono anche le discariche, e il mercato delle discariche è un mercato enorme, perché noi non riusciamo a ridurre i volumi di rifiuti da conferire, non riusciamo a riciclare a sufficienza. E allora io intanto vi chiedo scusa se mi avete ascoltato per tanto tempo, però è stato un piacere. Io vi ringrazio, vi siete fatti un pochino di roba prima. Lo dico da solo, scherzo naturalmente, però ecco, sappiate questo, ci sono tanti giornalisti che hanno addirittura la tutela perché facendo inchieste di un certo tipo sono stati minacciati. Io questa mattina ho dovuto diciamo così, ricevere Beppe Giulietti ma anche Paolo Borrometti, perché Paolo Borrometti sta vivendo in Sicilia non soltanto giorni difficili. Oggi fra l'altro è la ricorrenza della morte di Giancarlo Siani. Io ho conosciuto Elia Minari, che da studente di liceo scientifico, senza aver il patentino dell'ordine, ha condotto comunque delle inchieste che hanno disvelato certi fatti. Sabrina Pignedoli, da giornalista della Gazzetta di Reggio, adesso è carino, ho citato la concorrenza assoluta, ha prodotto delle inchieste che poi sono state acquisite dalla magistratura per il processo Emilia. Chi ha introdotto questa serata ha ricordato di aver segnalato come i casalesi avessero preso il controllo militare di questo territorio già da 10 anni, ma l'inchiesta per concludersi ha dovuto impiegare 10 anni. Ricordatevi che solo e soltanto la massima trasparenza possibile sconfiggono poi amministrativamente, economicamente, giuridicamente le mafie. Noi avremo necessità, per esempio, e questo sarà oggetto del prossimo incontro, della prossima audizione con il ministro degli interni, non quello che scappava di nuovo. Abbiamo
abbiamo necessità di uniformare sul territorio nazionale la politica delle interdittive antimafia, che non possono essere schizofreniche in funzione delle prefetture e dei prefetti che rivestono l'incarico di prefetto in quella prefettura, ma devono essere precise, puntuali e, aggiungo, accompagnate anche dalle misure di prevenzione patrimoniale, che hanno altra natura, perché le interdittive sono misure amministrative, mentre le misure di prevenzione vengono erogate dal tribunale sezione speciale, però ci sono, e questo lo attestano le relazioni della DIA, situazioni quantomeno eccentriche, insolite, per cui sembrerebbe che magari nella stessa regione province confinanti abbiano situazioni decisamente contraddittorie. Da una parte c'è uno schifo, dall'altra parte invece si sta benissimo. Purtuttavia le stesse imprese, le stesse aziende, gli stessi appalti vengono gestiti in maniera criminale. E poi, e qua concludo veramente, un'altra cosa che mi ha lasciato basito, non so se avvenga anche qua, questi sono anni di crisi. Io pensavo che in anni di crisi le gare d'appalto fossero frequentatissime, e poi scopri che gare gestite in maniera perfetta, perché anche l'ANAC ha dato il suo contributo per rendere la gara la più corretta dal punto di vista giuridico, rimangono deserte, perché forse gli operatori vengono precedentemente a far cartello, soprattutto quando all'interno di quel territorio c'è qualcuno che acchiappa il telefono e precedentemente fa sapere non si deve, e anche queste sono forme di alterazione del mercato a favore di soggetti criminali che poi provocano danni per tutti noi. Io adesso vi ringrazio, ma soprattutto vi chiedo di prestare attenzione non a quanto dice Nicola Mora, ma a quanto scrive Michele Albanese, Sabina Pignedoli, Nicola Gratteri, perché attraverso la conoscenza che si possono costruire quegli anticorpi che impediscono a certi fenomeni di infiltrarsi perché non riconosciuti. Un tempo, quando ero piccoletto, mi si insegnava: se lo conosci lo eviti. Studiamo, perché la mafia ha paura soprattutto di istruzione e cultura. Sapete da sta realizzando una mega costruzione. La domanda che mi faccio su Iefo è la stessa che mi sono fatta su Eraclea, è la stessa che recentemente mi sono fatto in Friuli Venezia Giulia, quando sono andato a parlare delle banche di Pordenone. Cioè, bisogna, non mi sentite, nonostante il mio tono di voce roboante, bisogna che studiamo, cioè la cosa che posso dire è questa, cioè è inevitabile che si cominci a studiare quello che sta succedendo anche a Jesolo, intanto perché è già successo, e però anche perché ci sono delle speculazioni in atto che vanno monitorate. Allora Valeossi è un esempio anche quello interessante da studiare, perché
a proposito di quello che può fare il cittadino, anche se io mi permetto di dire che il cittadino deve fare il cittadino, e polizia, carabinieri, magistrati e politici sono pagati per far sì che il cittadino stia tranquillo, e quindi non è suo compito investigare. Però ricorderete il caso di qualche anno fa di Montresor, che era padrone di Valle Ossi, che valeva 50 milioni di euro, che dichiarava un anno 3 euro di imponibile, mentre sua moglie ne dichiarava 4, non tanto per fare la gara con Sabrina a chi para di più. E l'anno dopo sua moglie ne dichiarava 3 euro e 4. Ebbene, l'inchiesta su Valle Ossi relativa a Montresor è stata fatta da un paio di miei punti di riferimento a Eraclea. Io lavoro molto con i pensionati, i miei punti di riferimento sono quelli che mi tengono sotto controllo la situazione e che mi raccontano per filo e per segno quello che succede. Ebbene, questa inchiesta è stata preparata da un paio di persone che ho a Eraclea, che sono venute da me con un plico alto così di carte, che contenevano misure camerali, addirittura atti notarili che non ho chiesto come avessero recuperato, ma erano chiaramente trafugati, in cui si ricostruiva la storia di questo Montresor che aveva comprato Valle Ossi con 50 milioni di euro e attraverso una serie di scatole cinesi aveva fatto sparire tutto. Dovete sapere che nel momento in cui queste carte sono finite sul giornale e poi sono state consegnate alla Guardia di Finanza, hanno prodotto una cosa molto semplice, cioè che il signor Montresor ha staccato un assegno da 50 milioni di euro a favore dell'erario. Quindi non è vero che i cittadini non possono... Io posso farvi esempi all'infinito di questo. Quando vi ho detto prima che a Caule la speculazione sulle terme è stata fermata dai cittadini, è stata fermata dai cittadini, ce n'è uno qui presente che si è battuto, e alla fine un po' sui giornali, un po' perché viene denunciato, un po' perché mette in moto il meccanismo, riesce a bloccarlo. Pensate che a un certo punto Galan, visto che abbiamo citato il MOS, inevitabilmente dobbiamo citare il presidente della Regione Veneto che è stato arrestato per lo scandalo del MOS, Galan voleva fare una mega notizzazione su Valle Ossi, cioè la valle famosa per essere quella di Hemingway, no? Cioè uno dei posti più belli che esistano al mondo. E, scusa, Valle Ossi, ho detto Valle Vecchia, è la vecchiaia. Una fa la speculazione su Valle Vecchia, uno dei posti più belli al mondo, è stata bloccata dai cittadini di Caule, quindi non è vero che non si possa fare. Io dico che in ogni posto, per fortuna, come dimostra anche questa serata, c'è qualcuno che dice vabbè, chiamiamo due o tre, vediamo di capirci qualcosa di quel che succede. Ecco, è il caso che cominciate ad accendere un riflettore su Jesolo, come è stato acceso su Eraclea, come è stato acceso su Caule. Non ci sono situazioni differenti, perché ripeto, io potrei parlare di Venezia per ore per farvi preoccupare e per dirvi che il turismo a Venezia è saldamente nelle mani della malavita organizzata e che c'è bisogno di studiare questa cosa, perché tutto quel che appare non è sufficiente, cioè hai il barista che improvvisamente sparisce, lo trovi per strada e dici ma perché hai venduto il bar? Sono venuti i cinesi, mi hanno offerto 4 volte il valore del mio esercizio pubblico. E così per i ristoranti, altro che è stato aperto un mega ristorante gestito esclusivamente da cinesi. E tutte queste cose vanno tenute sotto controllo. Io ripeto, sono un po' schizofrenico in questo, dico i cittadini, è giusto che facciano i cittadini, non è loro compito, è compito nostro in primis di opinione pubblica e di giornalisti di indagare e di raccontare queste cose. E dico anche sul serio che Eraclea, quando è stata fatta un'assemblea dopo gli arresti, un paio di cittadini, ma stavano parlando a nome di tutti, sono alzati e hanno detto ma sul serio qualcuno qui dentro vuole dire che non sapevamo? Bastava sfogliare il gazzettino sul bancone del frigorifero e il deficiente che avete qui di fronte, che ero io, ve l'ha scritto 100 volte che qui c'erano i casalesi. Non ci ricordiamo che ogni lunedì
mattina da Casal di Principe e il sabato mattina ripartivano. Non li abbiamo visti. È vero o no che quando entravano al bar qualcuno di noi si girava dall'altra parte e usciva e qualcun altro invece si faceva per offrire il caffè? Cioè, quando il figlio di Donadio apre il punto SNAI in centro Eraclea, in piazza Eraclea, tutti sapevano chi era il figlio di Donadio, che infatti è stato arrestato, ma per anni si è andati avanti a cercare di far finta di niente. Tenete presente che questi facevano gli usurai, quindi facevano parte integrante della vita sociale di quella cittadina. L'usuraio vuol dire che quando questo povero disgraziato andava in banca, e per me vale per tutti l'esempio di un imprenditore di San Donà che per una richiesta di rientro dalla banca di 20.000 euro si è mangiato due case, l'azienda, ed è rimasto con un capo di patate. Luigino Finotto si chiama. Luigino Finotto ha denunciato e a un certo punto, quando ha chiesto alla prefettura di essere ammesso almeno al fondo degli usurai, la prefettura ha detto: beh, nel Veneto la mafia non esiste, tu non hai diritto a nessun indennizzo, perché per anni si è andati avanti in questo modo. Faccio un ultimo esempio, tanto per darvi belle notizie. La Regione Veneto, per legge, per statuto, ha messo in piedi l'osservatorio sulla criminalità organizzata e sulle mafie. Non ha mai funzionato. Non può mai funzionare. E si fa in modo che non funzioni, però il governatore del Veneto ogni due giorni firma il protocollo d'intesa con Libera, con Avviso Pubblico, tutti i protocolli d'intesa. Dopodiché vai a dirgli: beh, insomma, Eraclea hanno arrestato 50 persone, a Verona hanno arrestato altre 50, la risposta testuale si tratta di mille marce. Allora, per restare nell'esempio, almeno un frutteto nel caso di Eraclea, no, o nel caso di Verona, o nel caso di Vicenza, ogni posto che andiamo a controllare vediamo che c'è un insediamento e per fortuna che in alcuni posti è tenuto sotto controllo. Non ci fosse stato il WWF a Caorle, sarebbe passata la megalotizzazione su Valle Vecchia. Quindi vanno a ringraziare le associazioni come Libera, che è qui rappresentata da Roberto Tommasi, sono il punto di riferimento, sono quelli a cui ci si aggrappa. Però per fortuna ci si aggrappa anche i giornali, si scrivono molto, ci si aggrappa ai magistrati e così via. Le inchieste, a differenza di quello che facciamo noi, giustamente devono portare delle prove. Noi scriviamo sulla base di quello che percepiamo e chiaramente arriviamo prima, ma noi non siamo giudici e giustamente quando uno va in tribunale ci devono essere prove solide che lo condannano. Dico che anche per la magistratura c'è un problema culturale di comprensione. Prima il Presidente ha citato Gratteri. Io, per capire quello che succedeva a Eraclea, sono andato a parlare con Gratteri. Ho detto: guarda, non voglio sapere niente della 'ndrangheta, perché non riesco neanche a immaginare come lavorino questi, no? Perché per la feroce così. Mi dice due o tre cose che mi fanno capire come operano al nord. Mi ha detto: controlli le società di calcio. Sono andato a vedere, sponsorizzavano la squadra Ponte Crepaldo e non mi era venuto in mente. Controlli le feste patronali, perché sicuramente sponsorizzano le luminarie. Il sindaco vecchio di Eraclea, quello precedente, quello arrestato, un giorno mi telefona e mi dice: è venuto da me Luciano Casadio, cioè il capo del grande Chiesalesi, e mi dice: ti metto su gratis le luminarie. E le ovvio, cioè. Dice: ma guarda che lui mi chiede solo di attaccarmi i lampioni, per il resto metti il personale, le paga a lui. Cioè, ho detto: ma sei pazzo? Cioè, eh sì, però se non faccio le luminarie questo Natale non mi rieleggono. Quindi i sindaci hanno bisogno di supporto da parte delle associazioni, delle prefetture, tutto, perché sul serio, quando dico che diventano parte integrante, è esattamente questo. Cioè entrano a far parte della vita sociale di un posto, e quindi i giornali, i libri, i magistrati, la polizia, i carabinieri fanno molto bene il loro lavoro.
lavoro, ci sono un sacco di inchieste. Il problema è che non tutte arrivano alla fine. Io sto aspettando, per esempio, che si chiuda quella su Caule, che per motivi di giurisdizione nelle mani di Trieste. Cioè, curiosamente, di Caule non si occupa la procura veneziana, che è a 3 metri da Caule, ma si occupa Trieste. A Trieste può succedere di tutto, cioè che domani mattina imbragano l'intero consiglio comunale o anche che non succeda nulla, perché il punto vero, lo snodo vero è questo, il portato della malavita che viene dal sud è il contatto con la politica. Questo è il problema. E sia nel caso di Eraclea, sia nel caso di Caule, noi troviamo esattamente questo, un contatto diretto con la politica, cioè col sindaco. Questo è il punto nodale. E rompere questo meccanismo vuol dire mettere in crisi un sistema tipicamente veneto. Chi ha gli anni che ho io si ricorda quando nascevano in ogni paesino le zone artigiane industriali, e cosa diceva il sindaco? Beh, intanto fa, dopo mettiamo a posto, giusto? Si faceva così. E quanti alberghi, quanti ristoranti, questi posti sono stati costruiti in luoghi dove non ci sono fognature sufficienti, dove non c'è la viabilità. Vi devo fare l'esempio di Jesolo, dove da 50 anni si discute della strada che porta i turisti a Jesolo, o vi devo dire che continuare a costruire grattacieli a Jesolo senza pensare al fatto che quella è la spiaggia, non è che la puoi moltiplicare, no? Dove vivono questi sola? E cioè che ogni volta che andiamo a votare bisogna che stiamo molto attenti, perché per finire con l'esempio di Numeria, che sta facendo un grosso investimento anche a Jesolo, Numeria è legata a 2 avvocati, è di proprietà di 2 avvocati, adesso ne è rimasto uno solo, e questi 2 avvocati sono legati a filo doppio, a filo quadruplo, all'attuale presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. CSM, cosa c'è di nuovo dopo l'ultimo fatto che anche ieri ho subito si è dimesso ancora un nuovo consigliere? Allora facciamo così. Perché, anche questo non penso che sia da sottovalutare, quello che è successo un mese fa nel nostro cuore della giustizia italiana, il CSM. Allora facciamo così, adesso noi ci eravamo prefissati di venire per noi, ci abbiamo per mezz'oretta, facciamo un giro di domande e dopodiché i relatori risponderanno a tutti quanti. Quindi il signore ha fatto una domanda, lei? Io vorrei un attimo agganciarmi a quello che diceva il giornalista di Andrea. E vorrei capire, visto, cioè, a chi deve rivolgersi il cittadino, il giornalista? Perché a me pesa dove mi rivolgere a un giornalista per una cosa di giustizia. Io vorrei avere un carabiniere, dico carabiniere come persona non figurativa, no? Vorrei avere qualcuno in comune. Io ho fatto tutte queste cose, da queste figure io non ho ricevuto nulla se non derisione oppure silenzio. E a me fa veramente fastidio, ma non perché denigro giornalista, perché ben venga, fa benissimo il suo lavoro, però come cittadino è triste che io debba rivolgermi a un giornalista per avere giustizia su cose che sanno tutti. Perché le sanno tutti. Bene, grazie. Signore in fondo? Io? Sì. Bene, allora, quindi però devo dire una cosa velocissima, posso? Allora, il presidente dell'antimafia è calabrese, mi pare che era il consigliere spagnolo, dunque penso che l'ha già capito, perché io non parlo di niente, no? Lo stato parlando per il presidente, il consigliere spagnolo. Mia madre era della Calabria, era mia nonna calabrese, mia madre della Basilicata, non mi sono siciliano, cioè, non c'è bisogno. Dove ho abitato, dopo 3 settimane, qui ho una sentenza, perché se qualche disonano vuole sciacquarsi la bocca sulla mia persona, la mia ex vicina di casa, io ho una condanna, parliamo di magistrati suoi, magari parlo anche con buona fede, così risolviamo il problema dello stalking e dell'omicidio, però ricordo anche la storia del giornalista. 3 condanne la mia vicina di casa. Queste sono minacce di morte palese, perché come ha detto lei, il giornalista è stato minacciato, lo sono stato pure io di morte, sono anche i segni.
il procuratore della Repubblica di Treviso, perché questo è un paese che sono due le cose, ci sono quelli che stanno seduti con il sedere e quelli che non hanno ancora niente. Io non ho mai avuto paura né di morire, perché ho visto 34 anni, ho visto 34 anni l'ESO, ho fatto più incendio stradali di Gigi Nera, Arco, Arco, Sena, dunque non ho paura di morire, non ho paura di stata. Però dell'ipocrisia sì, lei prima ha parlato di magistrati, c'è avrei qualcosa da dire ai magistrati, molti italiani forse non hanno capito quel passaggio del CSM, di quelli liberisti da quelli che sono parte della casta del sistema, perché forse molti italiani sanno la squadra di calcio dell'82 del mondiale, ma non hanno capito che cosa stava succedendo. Cioè, un indagato praticamente non viene indagato perché viene nominato colui che dovrebbe indagare sulla persona. E noi parliamo di un paese libero, un paese giusto, democratico. Allora io ho una sentenza di una che mi minaccia di morte, sono condannato in primo grado, perché c'ha tre condanni. Sono io in 6 anni ho avuto 2 compagne, adesso la prima è la mia compagna che sanno tutto, sanno i carabinieri, il procuratore, la procura di... Cosa c'entra con la storia vostra? Ve lo dico subito. Allora, io a Sinisolo ho detto delle persone, delle cose, sapevo un anno prima che sarebbero successe, e sono successe, e mi hanno dato ragione. Io stasera sono qui perché due amici di Sinisolo mi hanno detto vai, ogni l'occasione, perché in questo paese c'è sempre da rimetterci a tirare fuori, scusi, i termini testicoli. Non sono della Lega, non ho mai supportato la Lega, nel 94 sono uscito, non ho più fatto politica, ero un attivista politico, abbiamo andato su un assessore, è diventato assessore, appena è andato a Roma si è fatto gli affari suoi, abbiamo girato parole. Lo togli in Francesco, forse qualcuno non si è capito sto parlando. I due, scusi se ne vuoi avanti, perché non so, siccome speriamo perché abbiamo viaggiato di morte, posso dire, no, perché guardate te, sì. Il presidente nazionale antimafia, magari parlando lui con un procuratore, parlando con me. Lei lo sa che a Treviso c'è un parla del grano. Lei lo sa a Treviso che c'è uno dei grandi famosi più potenti, più mamma, lei lo sa dell'arresto della scuola mobile di Caserta, di quello che era a Ponte di Piave, le vada di Ponte di Piave? Lei lo sa, no? No, non possono sapere queste cose. Ma se è un presidente della Repubblica. Ma non può dire che deve sapere queste sentenze. Va bene, allora. Se ne sono tutti, allora praticamente il giornalista ha detto che i cittadini non devono fare indagini, dovrebbero fare il rappresentante delle forze dell'ordine o chi è preposto di dovere. Poi, come ha detto la signora, se un giornalista deve fare un'indagine, che dovrebbero fare i sostituti procuratori o dovrebbero fare quelli che sono praticamente preposti alle forze dell'ordine, perché io ci sono andato dentro il commissariato di legge, tra virgolette. Dunque le metodiche di indagini, senza essere organi, potrei segnare a più di qualcuno. Quello, sì, sì, dai, sono io che dico anche no. No, no, basta, adesso dobbiamo andare a essere spazio di altri. No, sono passato, scusi. Mi fai la cortesia, dai, che ha il potere, perché in questo paese dobbiamo sempre fare il potere, di far magari un po' chiarire le idee a questore di Ascolico, a procuratore della Repubblica, a Michele della Costa. Va bene, cosa hai visto? Altri che devo fare domande? Dato che abbiamo minacciato di morte, ma non mi sto cagando. Altre domande? Signore, vi saluto. Procuratore della Repubblica di sì, prego. Allora, io sono di Caorle. Sì. E come abbiamo sentito nella dichiarazione di Dianese, conosco e apprezzo per la sua determinazione e conoscenza dettagliata. Io pure ne ho, perché ho fatto la mia situazione di campo. Combattere in questo territorio è estremamente arduo e difficile. Ma se dalla centrale, come ho detto prima, dal CSM, si riuniscono di notte all'una e nominano un procuratore, me lo mettono a Venezia, magari non faccio il nome dell'attuale ma del precedente, o di Pordenone, chiedo a lei Presidente, in queste due realtà, della Procura Repubblica di Venezia e di Pordenone, intervenga immediatamente. Io sono 30 anni che lotto e ho delle cose che se lei si esporre questa sera non basterebbero tantissime ore. Io confido in lei che abbia la pazienza un giorno di potermi ricevere, perché no, io lo chiedo, perché da lei si sarà nel suo tempo che ha, magari, perché io da 15 anni ho fondato anche un'associazione, l'associazione Veneta per la difesa dei diritti del cittadino.
le cose che sto passando io e la mia famiglia, mia figlia è qui, i miei familiari, le torture, le cose più inaudite che una persona, che una famiglia possano accadere, e l'indifferenza più totale. Ma io confido nella verità e nella giustizia, perché sono i baluardi del vivere, non può esserci la pace, la speranza, qualcosa se ne mancano questi presupposti. Ma quando un mese fa sento che il CSM, e quando con Libera sono stato a Padova a manifestare qualche mese fa, e qui ho cercato anni fa Tomasi, ma la mia persona, questo mio nome, quando lo faccio non desta tanto interesse. Sono stato molto ricevuto dal Comando Generale dei Carabinieri a Roma, devo essere riconoscente a questa istituzione, come altre istituzioni, per fortuna. Come però ci sono tante nelle marce, ma se ci sono, le dobbiamo eliminare nelle marce, altrimenti ci rovinano il frutteto, come ha detto Dionisio prima. Io mi fermo qui e confido in lei, Presidente, che la seguo attentamente, come seguo le evoluzioni generali della politica nazionale, ma quel fatto del CSM veramente mi ha toccato profondamente, perché dico, se da qui ne consegue il resto, ahimè, quali procuratori, quali giudici io mi trovo di fronte quando vengono nominati? Grazie. Allora, anche in questo caso io vi invito a far memoria, quindi a riprendere libri e giornali magari che anni fa, ad esempio, dalla notizia dei corvi presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, corvi che dovevano screditare Giovanni Falcone perché le sue inchieste incalzanti si avvicinavano a qualche potere che non doveva essere toccato. Questo è un paese in cui Roberto Scarpinato insegna, e noi dimentichiamo spesso e volentieri, per esempio, la dimensione stragista, e dobbiamo anche ricordarci che in moltissime delle stragi, spesso rimaste impunite, vengono coinvolti ufficiali e dei servizi segreti. Questo è un paese in cui si scopre a Castiglion Fibocchi, in una famosa villa, un elenco di soggetti iscritti ad una loggia massonica che segnerà la storia quantomeno degli anni Ottanta. E allora, dovunque giro mi vengono rivolte domande di giustizia. Perché? Perché in questo paese la giustizia è stato troppe volte un concetto, forse metafisico, che si è lasciato nelle pagine di qualche libro di filosofia senza che si facesse giustizia. Anche perché, bisogna dire le cose come stanno, la riforma del processo penale alla fine degli anni Ottanta forse dovrebbe essere ripensata. Perché se poi è vero che la prova mi si deve formare solo e soltanto in dibattimento, può essere che magari qualcuno, condizionando qualche test, ad esempio, possa far ritrattare ciò che all'inizio era semplicemente confessione. Questo è un paese, scusate, forse urterò la sensibilità di qualcuno, questo è un paese in cui noi dovremmo imporre il numero chiuso a giurisprudenza perché abbiamo troppi avvocati. Lo diciamo da sempre, ma non lo facciamo mai. Una... Come? Anche in Parlamento soprattutto. Il ministro di Grazia e Giustizia è un avvocato, il presidente del Consiglio è un avvocato. Per rispetto da altri, solo. E per rispetto delle altre categorie e degli altri studi accademici dell'Italia. Allora, che sia chiaro, noi abbiamo, come sottolinea non il fesso che vi parla, bensì Pier Camillo Davigo, che forse è persona molto più seria del sottoscritto, noi abbiamo un'offerta abnorme di presunta giustizia cui lo Stato risponde
aumentando, scusatemi, abbiamo una domanda enorme di presunta giustizia, cui lo Stato risponde aumentando in misura enorme l'offerta di giustizia. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà un film con Alberto Sordi protagonista, Un giorno in pretura, con la famosa battuta "mi faccia causa". Una delle mie tutele, la tutela è l'agente di pubblica sicurezza di Polizia di Stato oppure dell'Arma dei Carabinieri che ti viene dato quando svolgi certi ruoli, perché così si deve. Una delle mie tutele ieri da Cosenza è dovuto scendere a Palmi per deporre in un processo di primo grado per un'attività di indagine datata 2001. A distanza di 18 anni c'è ancora il processo di primo grado, con tutta probabilità finirà in prescrizione, ma anche non dovesse finire in prescrizione, mi si insegnava che la giustizia, se deve essere fatta, deve essere fatta in tempi ragionevolmente brevi, altrimenti forse diventa vendetta, sempre che sia corrispondente alla realtà dei fatti, che a distanza di tanto tempo possono anche essere alterati nella memoria, più o meno non sapendo appunto di chi vi ha partecipato. Questo è un paese che ha volutamente investito in ignoranza, perché l'ignoranza è la dimensione attraverso cui un potere non democratico, manipolando le coscienze e le intelligenze, fa credere di essere in democrazia quando al contrario non si è in democrazia. Per cui CSM, innanzitutto per me è da riformare la Carta Costituzionale lì dove norma i meccanismi di selezione dei membri del CSM, perché mi sembra assolutamente scorretto, cioè espressione di partitocrazia, che un terzo dei membri dell'organismo di autogoverno della magistratura sia un'espressione dei partiti eletti in Parlamento. Sono i cosiddetti membri laici, poi non ci dobbiamo stupire se uno 3 anni sta al CSM, poi ritorna alla Camera, poi diventa senatore, poi magari diventa presidente del Senato, ops, non sto dicendo, però questo è, ed è là che forse bisogna intervenire in norma, perché i magistrati devono sapersi autogovernare. È altrettanto vero, e qua entriamo nel merito, non dico nulla di non proferibile, Palamara è originario dell'Aspromonte, Fava, quello le cui denunce hanno avviato l'inchiesta della procura di Perugia, è nato a San Giorgio d'Aspromonte. Spina e Lepre, due membri togati del CSM sotto inchiesta, provengono dalle procure di Paola, provincia di Cosenza, e di Castrovillari, provincia di Cosenza. E guarda caso, in precedenza facevano parte della magistratura giudicante, poi si sono trasferiti nel requirente e sono stati immediatamente eletti al CSM. Cosenza è anch'essa in provincia, cioè in Calabria. 4 su 6, mi pare che siano 6 attualmente, provengono da territori calabresi. Qualche domanda io me la farei. È solamente un caso. Noi siamo poco meno di 2 milioni, ma altra caratteristica, se voi prendete la demografia calabrese, dati Istat, nel 1950 in Calabria si raggiunge il picco della popolazione residente, 2 milioni. I calabresi residenti all'inizio nel 51, quando per legge si realizza il censimento. Dopodiché la Calabria ha sempre esportato popolazione, perché la regione non è stata messa in condizione di poter ospitare tutti i figli che vi nascevano. Quindi noi siamo terra negli ultimi
decenni di emigranti. I calabresi hanno strutture antropologiche che meritano di essere studiate, perché la Calabria, a differenza di altre regioni meridionali, ha avuto enormi problemi con il mare, subendo incursioni piratesche che hanno costretto la popolazione calabrese a rinserrarsi, io dico in dialetto, incucuzzarsi, abbandonando la linea di costa. Se voi ci pensate, Campania, Sicilia, Puglia, le altre tre regioni di riferimento delle organizzazioni mafiose, tutte le regioni meridionali, hanno avuto sempre le loro città più importanti nell'epoca antica e poi moderna sulla linea di costa. Per esempio la Sicilia, Palermo, Catania, Messina, Siracusa. In Calabria si è tornati a vivere in prossimità del mare soltanto all'inizio del Novecento. Noi siamo stati costretti a chiuderci all'interno, con conseguenze di carattere culturale e antropologico che tuttora scontiamo. Tutto questo ci ha reso particolarmente intelligenti, perché la necessità aguzza l'ingegno, ma non sempre nella direzione del bene comune. In Calabria c'è tuttora un formidabile campanilismo. Nella tradizione italiana, noi quando parliamo di campanilismo pensiamo alla Toscana. Le Calabrie sono anche peggio, anche perché per ragioni storiche e geografiche, in Calabria voi trovate ad esempio Valdesi. Nella mia provincia c'è un comune che si chiama San Sisto dei Valdesi. Oppure trovate altri valdesi che però, provenendo da territori che un tempo erano detti Piemonte, perché anticamente fino al 500 Piemonte e Lombardia erano fusi, quindi si diceva, io trovo in provincia di Catanzaro un paese che si chiama Martirano Lombardo, in provincia di Cosenza un paese che si chiama Guardia Piemontese. Che ci fanno paesi con quei nomi in Calabria? Noi abbiamo un paese che si chiama Saracena, il motivo è facilmente comprensibile, un altro paese che si chiama Lungro, perché l'esercito bizantino nel corso del X secolo stanziò un contingente di provenienza dall'Umbria in quel territorio sotto le falde del Pollino. Tutto questo ha fatto sì che le popolazioni ivi residenti non sviluppassero mai un sentire comune. Anche insediamenti albanesi. Ci sono insediamenti albanofoni e arbresce, perché se tu dici ad un arbresce che è albanese, gli arbresce si incazzano, perché loro sono venuti in Italia con Giorgio Castriota Skanderbeg per non apostatare, perché all'epoca quelli che sono rimasti si sono convertiti all'Islam. E quando negli anni 90 noi abbiamo pensato di portare gli albanesi che arrivavano causa la fine del regime di Oggia nei paesi arbresce, non abbiamo capito che tutto questo non funzionava. Infatti spesso e volentieri ci sono state risse, zuffe, violenze, perché gli originari non gradivano i nuovi. Poi abbiamo paesi grecanici, ma quelli sono soprattutto in provincia di Reggio Calabria. Insomma, veramente noi siamo l'espressione della biodiversità. Non sto scherzando, ci sono anche, da noi sono arrivati anche i Longobardi, ci sono stati anche i Normanni erano di origine scandinava, quindi potete trovare veramente di tutto. Ora, perché dico questo? Perché se non si vive sotto regole comuni, si sviluppano civiltà e sentire diversi. E vi posso garantire che le Calabrie sono tuttora espressione di una straordinaria differenziazione fra comunità. Tutto questo ha fatto sì che, con spirito assolutamente imprenditoriale, forse qualcuno conoscerà il sistema organizzativo dell'Andrangheta, loro sono molto diversi
da Cosa Nostra, non hanno una cupola che riunisce, no, loro lavorano in maniera diversa, ogni locale di 'Ndrangheta ha la sua autonomia, però tuttavia si incontrano annualmente, secondo la tradizione, presso il santuario della Madonna di Polsi, nel comune di San Luca in Aspromonte, e poi decidono. E vi posso garantire che soltanto l'Ndrangheta, prima Piovesi, diceva che l'Ndrangheta fattura 100 miliardi di euro circa. Secondo alcuni criminologi le cifre sono leggermente inferiori, ma non è importante i 10 miliardi in meno, i 10 miliardi in più. Se voi girate i paesi calabresi, noterete una singolare particolarità. All'esterno le case sembrano misere, sembrano quasi arraffazzonate, poi entrate e trovate dappertutto. Io sono stato in una casa in cui la rubinetteria era d'oro. Ma sono tutte da finire anche le case. Esternamente. No, no, ma mancano proprio i serramenti, mancano. Perché non hanno un minimo, non abbiamo un minimo senso del decoro urbano, perché per noi il sentire comune viene al 318esimo posto. Prima c'è la soddisfazione personale. Noi viviamo in una tradizione fortemente individualistica in cui i valori, qui siamo al nord, quindi mi dovreste capire, i comuni nascono con un'espressione che in alcune epigrafi viene scolpita, fecerunt comune. Quindi ci si mette insieme, ci si consorzia, si combatte il potere o imperiale o papale, ma facendo lega, brutta espressione. Da noi queste esperienze sono mancate per ragioni storiche e pertanto quelli sono i territori che al momento dell'unità d'Italia hanno dato i maggiori problemi. Nicaso e Gratteri hanno scritto recentemente un volume da cui si evince che le prime elezioni amministrative per eleggere il sindaco di Reggio Calabria, se non ricordo male, 1869, furono comunque viziate dall'intervento di Mazzieri, così si chiamavano, oppure di Picciotteria. Guarda caso il cognome ricorrente era De Stefano, e quando i corleonesi decidono di far saltare in aria i giudici a Palermo, i fratelli Graviano si prendono a Messina in traghetto, vanno a Reggio Calabria e anticipano questa loro volontà ai De Stefano di Reggio. I veri poteri che hanno infiltrato la magistratura, la politica e il giornalismo, perché anche nel mondo del giornalismo, ricordatevi il caso Montano. Io provengo da una città in cui un quotidiano nel 2014 non è uscito perché un senatore all'epoca, adesso non è stato rieletto, anzi non si è candidato, aveva candidato il figlio, però perché per, da noi ci sono le dinastie, un senatore non volendo far uscire la notizia di un avviso di garanzia è riuscito a non far uscire in edicola il giornale. Il processo, guarda caso, andrà a prescrizione, mi ha detto il direttore del giornale che per ben due volte lui ha avuto errori di notifica perché gli hanno sbagliato l'indirizzo, non costituendosi il dibattimento è stato rinviato. Che cazzo! Per cui io mi dispiace, no, lo vedo là il signore. Il punto è perché essere minacciato di morte, sapete che sapete di essere minacciato. Signori, se volete sapere chi è venuto là a buscare, allora le sto dicendo che anche all'interno del mondo della magistratura, esattamente come all'interno del mondo delle forze di polizia, ahimè, aggiungo,
ci sono stati e ci sono casi eclatanti di infiltrazione. Io prima ricordavo loggia P2, poi potremmo parlare di Stay Behind, di tanto e tanto altro. Fatto sta che ormai ne abbiamo coscienza tutti, e non si tratta di mele bacate, si tratta ormai di ettari ed ettari coltivati a frutta in cui il frutto è malato. Se in Calabria 15 magistrati almeno sono sotto giudizio da parte della Procura di Salerno e qualcuno viene ad essere oggetto della quinta sezione disciplinare del CSM, qualche problema ci sarà. Vogliamo ragionare per esempio di un tema che probabilmente anche da voi sarà sentito, di cui non ne abbiamo, di cui non abbiamo parlato questa sera, ma perché non c'entra con la mafia: le vendite fallimentari. Vogliamo ragionare di come alcuni magistrati, approfittando del loro ruolo, riescono ad incamerare beni lucrando grandi profitti su ribassi e su aste che vengono sapendo. Lei sicuramente è stato minacciato a una condanna in capo, io non so se mi arriverà. No, sì, sì, ho capito. Io non so se mi arriveranno condanne, ma io sono anche convinto di essere sotto indagine da parte di diverse procure, perché come se è capito, la mia lingua ogni tanto va sciolta, tranquilla, e tutto questo mi espone a problemi. Però c'è anche un dovere della parola quando è da evitarsi il silenzio. Io oggi non ho detto alcunché che sia sotto segreto giudiziario, perché se lo facessi incorrerei giustamente in sanzioni oltre che in problemi. Però vi posso garantire che forse, poco alla volta, si sta risvegliando un mondo che per necessità, prima ancora che per sensibilità, ha capito che certi fenomeni non vanno assecondati ma vanno combattuti. Però nessuno, si può chiamare anche Paolo Borsellino, anche Giovanni Falcone, da solo vince la partita. Ora si vince il 60 milioni, quanti noi siamo, oppure la si perde. E considerate che, dobbiamo concludere, il livello di infiltrazione è molto, molto, molto più rilevante di quanto non si possa immaginare. Quando dico che non ci si deve fidare neanche della propria ombra, voglio dire che ormai certi meccanismi sono oliati, consolidati, ma in negativo. Purtroppo noi dovremmo domandarci chi ci ha preceduto, che cosa abbia fatto. Però ricordo a me stesso che la prima normativa antimafia in questo paese è datata inizi anni 80. Prima hanno dovuto ammazzare un certo Pio La Torre e poi immediatamente dopo hanno approvato la legge Rognoni La Torre. Però se noi torniamo indietro nel tempo, scopriamo che la prima commissione antimafia è stata istituita nel 1963, se non ricordo male, salvo poi non poter fare neanche, perché la legislatura in quel caso finì anticipatamente, e quindi c'è stata anche difficoltà ad accettare il problema, perché tutti quanti sostenevano che la mafia esistesse ma non a casa propria. E se non esiste nessuna casa, allora perché dobbiamo fare la commissione d'inchiesta sui fenomeni mafiosi e via dicendo? Ricordo poi, e vado a concludere perché mi prenderei a schiaffi da solo certe volte, che noi abbiamo avuto un ministro nel precedente governo, anch'essa avvocato, Giulia Bongiorno, che tutti ricorderanno rispondere, cioè al telefono gridare assolto, 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 quando in verità doveva dire prescritto, prescritto, prescritto. Che cosa vuol dire? Ringraziare Maurizio Dionisi e la Sabrina Pignedoli, il senatore
cerchiamo di fare il possibile, che tutto non riusciamo a sapere, a conoscere. Però se qualcuno vuole darci una mano, fuori ci sono degli attivisti che lasciate il nome e facciamo squadra assieme. Grazie e buona serata a tutti. Io magari volevo trovare per dire il passato, che è stato ucciso dalla mafia, o che combatteva la mafia, il suo padre da sua parte, ed è stato ucciso, lo stesso giorno che è stato ucciso Aldo Moro, per non dare risalto alla notizia. Visto che c'è un giornalista qua, per ricordare che è stato forse uno dei primi che fin da piccola ha visto come andavano le cose, è stato scombattuto, mettendosi contro la propria famiglia, vivendo in un garage.